Leporano, festa dello sport, un evento che vede protagoniste varie, numerosissime discipline e soprattutto quelli che vengono chiamati, denominati gli sport minori. Una iniziativa che vede protagonista l'amministrazione comunale di Leporano insieme a varie associazioni e insieme a varie scuole appunto che praticano le varie discipline sportive. Una grande partecipazione popolare, tanti ragazzi, tanti bambini, tanti giovani e meno giovani. E questo il valore dello sport, l'importanza dello sport, innanzitutto la funzione aggregativa e formativa. Beh, possiamo dire tranquillamente che davvero Leporano sembrava quasi, anzi sembra, una piccola Olimpiade, la mini Olimpiade dello sport targata Leporano. Leporano, festa dello sport, siamo con il presidente provinciale del CONI Graniglia. Presidente, una manifestazione di aggregazione sociale, una manifestazione che valuta e dà il giusto rilievo a tutte le discipline sportive, anche a quelle cosiddette minori. Mi devo complimentare con l'amministrazione comunale di Leporano che ha fatto qualcosa di grandioso. Stentavo a credere, entrando nella cittadina, di vedere tutte queste postazioni sportive. Sono contento da una parte e orgoglioso dall'altra perché questi amministratori hanno finalmente capito che la volta di chiave di un'amministrazione è lo sport e il turismo. Qui ci hanno tutto a disposizione, mancava lo sport. Il turismo d'estate diventa tre volte tanto Leporano, con una marina meravigliosa che tiene. Se sfruttassimo anche il mare sarebbe ancora meglio. Comunque ci dobbiamo accontentare. Se questo è un punto di partenza, io vi dico che Leporano prima o poi raggiungerà forse il top fra tutti i comuni della provincia di Taranto. Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, Leporano comune capofila per così dire per quanto riguarda le attività e le manifestazioni di aggregazione sociale, e quale miglior e maggiore manifestazione, come dire, aggregante se non lo sport? Noi abbiamo un connubio turismo e sport. Abbiamo finito adesso con l'estate Leporano, l'estate leporanese, dove ha visto 50 appuntamenti, e proprio diciamo cadenza oggi vuole che ci sono 50 associazioni sul territorio. Bisogna dar merito al delegato allo sport, il nostro delegato consigliere Gianmarco Fanelli, che ha saputo mettere questo connubio di unire tutti gli sport, sia quelli minori che quelli maggiori, insieme su tutto il corso di Leporano. E perché diciamo questo connubio? Perché bisogna puntare sia sul turismo ma anche sullo sport, perché lo sport è aggregazione, il turismo è aggregazione, anche l'animazione, no? Animazione sociale. Tutto questo perché è una buona amministrazione quale è Leporano, che è, diciamo, è la punta di riferimento di tutta la provincia ionica del Tarantino. Leporano, festa dello sport. Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. In quest'estate abbiamo vissuto varie manifestazioni, ha organizzato vari eventi relativi allo sport, ma questa sera ovviamente è il clou, perché è davvero bello vedere l'intero comune, le strade principali che si trasformano in ring, che si trasformano in luoghi appunto dove vengono praticate le varie discipline sportive, tutte o quasi. È una vera e propria festa questa sera, dove bambini, grandi, ragazzi, anziani, tutti, ce n'è per tutti i gusti, possono praticare qualsiasi tipo di sport. Ci sono 50 attività diverse, si sono trasformati, come dicevi, le strade in ring, in campi, in palestre vere e proprie. Come abbiamo detto tempo fa, l'obiettivo di questa manifestazione era proprio quello, dimostrare l'unione che può dare lo sport, perché queste palestre non sono tutte del luogo, vengono anche dai paesi limitrofi, e noi vogliamo proprio questo, che lo sport deve essere unione e deve essere al centro della nostra vita, perché lo sport è fondamentale per tutti noi.
È una festa vera e propria, vedete, si vedono gente e bambini dappertutto. E per me è un orgoglio, ringrazio tutti i collaboratori, l'associazione Pivillo Batteri Cattaneo, ringrazio l'amministrazione che ha creduto in me in questo progetto, il sindaco che fin dall'inizio mi è stato dietro con i suoi suggerimenti, mi ha aiutato, si è sempre fidato di me. È stato veramente tutto bello, dall'organizzazione. Una vittoria di equipe. Esatto, una vittoria di squadra. Questa sera abbiamo vinto tutti, ha vinto Leporano, perché questa è la dimostrazione, così si vince, restando uniti. Danilo Secondo, presidente dell'associazione Vivila Batteria Cattaneo. È davvero bello vedere insieme l'amministrazione, le istituzioni e il mondo dell'associazionismo, come appunto Vivila Batteria Cattaneo. Qual è il vostro impegno, il vostro apporto anche per l'evento di questa sera, la festa dello sport? Sì, noi collaboriamo molto con questa amministrazione, siamo molto vicini. E come associazione collaboriamo su tutti i vari settori. Ci hanno chiesto la collaborazione per questa giornata sportiva e non ci siamo tirati indietro. Abbiamo cercato di coinvolgere più società sportive e abbiamo portato sul territorio leporanese circa 50 discipline, tutte di sport diversi, e siamo veramente contentissimi di vedere tanti bambini e anche persone più giovani e meno giovani. Meno giovani presenti qui stasera a Leporano. Sono molto soddisfatto di tutto. In questa festa dello sport ci sono tutte le discipline, anche il tennis, e siamo con il maestro di Matchball Club, Ferruccio D'Antona. Piccoli tennisti crescono. Sì, è bellissima, una bellissima iniziativa che sta avendo un ottimo successo. I bambini stanno provando qui per le strade il tennis, uno sport che può essere giocato anche in una piazza, anche in una location così bella come Leporano. Abbiamo una scuola tennis al Santomai, Leporano, il camping Santomai. Noi siamo aperti tutti i giorni, facciamo i corsi di tennis, abbiamo bambini piccoli dai 5 ai 18 anni, dai principianti agli agonisti. Qui ci sono presenti alcuni giocatori della squadra agonistica che si stanno divertendo con i bambini piccoli qui del posto di Leporano. Varie le discipline relative alle arti marziali, siamo con il maestro Francesco Di Noi. Dobbiamo certamente sfatare l'affermazione secondo cui le arti marziali siano violente. Le arti marziali invece hanno un valore educativo e fanno sì che il soggetto che le pratica esercita un self-control. E lei ovviamente ha un ruolo particolare, quello di educare a questa disciplina i più piccoli, i bambini. Come recepiscono? Sì, come ha detto lei, è un importante ruolo quello che io faccio, è quello di educare i bambini alla concentrazione, e questo poi si va a risultare poi tutto nel periodo scolastico, concentrazione quindi anche allo studio, concentrazione a stare sulla materassina, a stare con gli altri, quindi importante anche il sapersi comportare con tutti gli altri compagni. Tutto questo grazie ad un lavoro ludico soprattutto, quindi si inizia sempre col gioco. Dopo che abbiamo imparato col gioco iniziamo a fare le diverse attività come il karate, che si suddivide in kata e combattimento. Tutto sempre da premettere che non ci tocchiamo, non c'è contatto fisico, non c'è violenza, c'è controllo completo. Quindi l'educazione anche al rispetto del compagno che sta avanti, che sta di fronte a noi, e rispetto soprattutto al maestro. Ha visto crescere piccoli campioncini, piccole promesse? Beh sì, soprattutto l'anno scorso, l'anno sportivo scorso, parliamo da settembre a maggio, noi come Action Karate Academy di Pulzano abbiamo partecipato a diverse gare nazionali e regionali. Piazzando veramente tantissimi ragazzi, la maggior parte dei ragazzi sempre ai livelli più alti del podio, ai gradini più alti del podio. Abbiamo partecipato ad una Coppa Italia a Perugia, dove come società su 120 siamo risultati quarti, anche ad un Open internazionale a Bari, dove su 500 partecipanti, grazie alle posizioni dei miei ragazzi,
siamo risultati seconda società su 50 in tutta Italia. Quindi i risultati si vedono e stiamo lavorando molto bene.